Bugatti, Comaschi, Mistone, Beltrandi, Greco, Posio, Vitali, Di Giacomo, Vinicio, Del Vecchio, Pesaola. Ne parliamo subito dopo la sigla. Era una domenica, quel 6 dicembre del 1959. Erano le 14:30. Si affrontavano a Napoli per la 10ª giornata di campionato Napoli e Juventus. 70.000 spettatori sugli spalti, ma probabilmente erano quasi 80.000 quelli che assistettero alla partita. 68 milioni di lire l'incasso, un record per quegli anni. L'allenatore del Napoli si chiamava Amedeo Amadei ed era subentrato dalla 5ª giornata di campionato ad Annibale Frossi, che aveva perso invece come allenatore degli azzurri le prime 4 partite del campionato. Il presidente di allora della società Calcio Napoli si chiamava Alfonso Cuomo. Era la 10ª giornata di campionato. Le prime 4 il Napoli le aveva perso, poi c'era stato appunto il cambio dell'allenatore e con le altre 5 partite c'erano state 3 pareggi e 2 vittorie. Il Napoli classifica aveva 7 punti. La Juventus invece nelle prime 9 giornate di campionato aveva vinto 7 volte, una volta aveva pareggiato e una volta aveva perso. Era prima in classifica, aveva 15 punti. L'ultima partita che il Napoli aveva giocato in casa era stato il 15 novembre precedente, quindi appena 20 giorni prima. Si era giocato al Collana e il Napoli aveva vinto contro il Vicenza per 3-1. C'era il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti quella domenica del 6 dicembre del 1959. Ebbene, il Napoli cercava la vittoria, una vittoria importante contro una squadra che comunque era tra le favorite dello scudetto alla fine del campionato. Cercava una vittoria soprattutto davanti al suo pubblico, davanti alla città. E subito segna Vitali al 6° minuto. Il Napoli controlla poi tutto il resto del primo tempo, che si chiude appunto con il vantaggio degli azzurri per 1-0. La Juventus però non ci sta e comincia ad attaccare, cerca il pareggio e ci va più volte vicino. Uno dei protagonisti di quella partita è il portiere del Napoli, Bugatti. Ma al 18° del secondo tempo, al 63°, il Napoli va in gol una seconda volta e questa volta va con il suo asso, Vinicio, che segna un grandissimo gol. Il Napoli in vantaggio per 2-0. Controlla la partita, ma la Juventus si fa sempre più sotto. Il pubblico comunque è impaurito per quello che può fare in ogni momento la vecchia signora. E infatti così è. La Juventus accorcia le distanze all'89° sul rigore, segna Cervato. Ma la partita pochi istanti dopo finisce. Il Napoli vince 2-1. Per la cronaca, il Napoli chiuse il campionato al 13° posto con 29 punti, con 2 punti in più della terz'ultima. La Juventus vinse il campionato. Quel campionato era segnato dal punto di vista delle retrocessioni, in quanto il Genova partiva con 18 punti di penalizzazione, quindi in realtà di fatto retrocedevano soltanto 2 squadre sul campo, oltre al Genova che era praticamente condannato. Da ricordare che retrocedevano le ultime 3 in classifica. La vittoria assegnava 2 punti, il pareggio 1 punto, la sconfitta 0 punti. Ma quella non fu una gara come le altre, come tante che hanno giocato il Napoli e la Juventus a Napoli o a Torino. Una sfida che comunque segna, insomma, in modo abbastanza forte le gare calcistiche di casa nostra. Il Napoli infatti in quella partita ci mise tutto quello che aveva, perché quella domenica, quel 6 dicembre del 1959, in realtà veniva inaugurato il nuovo stadio, lo Stadio del Sole. Fu chiamato subito il Tempio di Fuorigrotta, il Vesuvio di Fuorigrotta, per il calore, per il rumore, per la passione che c'era ovviamente sugli spalti. Da quella partita in poi, lo Stadio del Sole era in quel momento il terzo ed è tuttora il terzo stadio per capienza del nostro paese, dopo il Meazza di Milano e dopo lo Stadio Olimpico di Roma. Il nome di Stadio del Sole, tra l'altro proprio in quella gara, nonostante fosse dicembre, c'era una giornata davvero soleggiata, nonostante fosse dicembre, cambiò. E cambiò in Stadio San Paolo, in onore al Santo Paolo di Tarso, che
procedendo da Malta verso Roma, era attraccato invece sul litorale napoletano e in particolare sulla zona di Fuorigrotta. San Paolo da quel momento in poi fu un fiore all'occhiello della città di Napoli. Si presentava come un centro polifunzionale, non si giocava soltanto a calcio, ma c'erano ovviamente tantissimi sport che si potevano praticare all'interno. C'era la pista d'atletica, c'erano all'interno dello stadio palestre, c'era un campo da basket. Ad ogni modo è sempre stato segnato e nell'immaginario collettivo come il tempio del calcio Napoli. In questa puntata ovviamente noi parliamo dello stadio San Paolo, non del calcio Napoli. Lo stadio San Paolo nasce come una struttura en plein air, con una caratteristica tipicamente sudamericana, ovale. Il progetto iniziale fu formato da un team guidato dall'ingegnere Carlo Cocchia, tra l'altro anche con l'ausilio di un promettente architetto Gerardo Mazziotti. L'impianto prevedeva circa 40.000 posti a sedere, ma intervenne il sindaco di Napoli dell'epoca, nonché presidente del calcio di Napoli dell'epoca, ossia Achille Lauro, che pretese che gli spettatori e la capienza dello stadio arrivassero a 60.000 posti. Lo stadio rimase così per tanti anni, fino agli europei del 1980 e poi successivamente con un altro stravolgimento con Italia 90, con i mondiali di calcio appunto del 1990. Lo stadio in fieri con quelle due manifestazioni è stato praticamente stravolto. È stata posta infatti sullo stadio una gabbia metallica che ha subito creato dei problemi, sia per quanto riguarda il passaggio d'aria sul suolo di gioco, sia per quanto riguarda la luce sul suolo di gioco. A ciò si aggiunse anche l'incredibile idea di aggiungere un terzo anello che poi in realtà fu subito chiuso. Perché? Perché quando il Napoli segnava, tutti gli spettatori che si trovavano sul terzo anello praticamente esultavano così tanto che andarono a crepare molti edifici, molte stanze di edifici che erano a Fuorigrotta, proprio a ridosso dello stadio. Insomma, le vibrazioni erano talmente forti ogni volta che c'era un'azione, un gol da parte del Napoli, che si vide che c'erano delle crepe nei palazzi adiacenti lo stadio, e per questo il terzo anello è stato chiuso e inibito al pubblico. Con la chiusura del terzo anello la capienza attuale dello stadio San Paolo è di 60.240 spettatori. Oltre alla gabbia metallica e oltre ovviamente al terzo anello, un altro problema l'ha creato la copertura. Non c'era nessuna norma FIFA che obbligasse il Napoli e la città di Napoli in occasione delle manifestazioni internazionali di calcio europei e mondiali per coprire lo stadio, eppure fu coperto. Questo creò un altro problema: fu tolto infatti il tabellone luminoso che era in realtà posto tra i distinti e la curva. Sono passati tanti anni, oltre mezzo secolo, e ovviamente gli oneri per quanto riguarda il mantenimento in maniera ideale e soprattutto legale della struttura si fanno sempre più pesanti, pressanti, soprattutto per l'amministrazione comunale. Ci sono stati problemi in tanti anni dello stadio San Paolo. Il più grave di questi è avvenuto nel settembre del 2001. Ci fu un vero e proprio nubifragio su tutto il capoluogo partenopeo e lo stadio praticamente fu totalmente allagato. Il Napoli all'epoca giocava in Serie B e fu costretto a giocare fino al gennaio del 2002 in altri stadi, a Cava dei Tirreni e a Benevento. Oggi lo stadio è un monumento a se stesso e soprattutto è di difficile gestione. Il comune di Napoli spesso non ha i soldi per poter rendere la struttura agibile, agevole, soprattutto ideale per poter giocare a pallone, soprattutto in maniera ottimale per poter essere vissuta dai suoi tifosi e anche i tifosi non soltanto napoletani, anche da quelli ospiti. Tra l'altro proprio questa difficile gestione da parte del comune di Napoli della struttura del San Paolo si è anche ripercossa sui rapporti tra l'amministrazione comunale, le varie amministrazioni che si sono succedute negli anni, con i vari presidenti del Napoli che si sono succeduti proprio a partire dall'ultima vittoria del Napoli fino ad oggi. Recenti infatti sono ancora le
lotte, il braccio di ferro continuo tra De Laurentiis e De Magistris su come gestire al meglio la struttura, su chi deve gestirla al meglio, su quali sono ovviamente i lavori più importanti da fare all'interno della struttura. De Laurentiis, per esempio, che è l'ultimo attuale presidente del Napoli, ha più volte minacciato di trasferire il Napoli in un'altra città, per esempio recentemente pensava di giocare in Puglia oppure in Sicilia, o ha minacciato l'amministrazione comunale di costruire un altro stadio, prima a Scampia, poi a Ponticelli. Negli anni poi, tra l'altro, lo stadio San Paolo è stato anche a rischio di cambiare nuovamente nome. Il nome scelto eventualmente sarebbe stato quello di Attila Sallustro. Il 6 dicembre del 2009, in occasione dei 50 anni della inaugurazione dello stadio San Paolo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha consegnato tre maglie ad altrettanti giocatori che erano presenti quel giorno, 6 dicembre 1959, per la partita inaugurale. I giocatori erano Vinicio, Greco e Mistone. Sulla maglia c'era scritto il numero 50. Altra data da incorniciare per quanto riguarda lo stadio è quella dell'8 settembre del 2013. Quell'anno era morto Carlo Giuliano, storico capo ufficio stampa del Napoli. Ebbene, con il riordino e l'ammodernamento della sala stampa, quest'ultima fu dedicata ed è attualmente dedicata a Carlo Giuliano, Carletto. Tra l'altro, più volte si è rifatto il manto erboso, talvolta anche in maniera radicale. C'è stato varie volte l'intervento sul sistema di drenaggio. Più volte poi si è pensato di eliminare la pista d'atletica. Oggi invece, con le Universiadi del 2019 a Napoli, quest'ultima è una vera e propria risorsa per questa competizione internazionale. Nello stadio non si è giocato soltanto a calcio, ci sono stati anche tantissimi eventi extra calcistici, due su tutti: il concerto dei Rolling Stones e il concerto degli U2. Ad oggi sono un centinaio circa le telecamere che sono posizionate a ridosso dello stadio e ovviamente all'interno dello stesso, che aiutano a monitorare ogni volta c'è una manifestazione nello stadio San Paolo, che sia sportiva o meno. Normalmente chiudiamo la nostra puntata con un proverbio, un modo di dire napoletano. Questa volta non sarà così. Recentemente una classifica stilata dall'autorevole televisione inglese BBC ha posizionato lo stadio San Paolo al quinto posto nel mondo per essere appunto lo stadio tra i più caldi del pianeta. Insomma, quello che fa tremare maggiormente le gambe ai giocatori, soprattutto quelli che vengono a giocare come avversari nello stadio di Fuorigrotta, nello stadio San Paolo. E quindi speriamo che presto un urlo come quello che tra poco sentirete in occasione di una partita della Champions League giocata dal Napoli Calcio possa segnare finalmente qualche trofeo importante in bacheca, in modo tale che ci sia qualcosa davvero di importante da ricordare. A domani.